Seduta negativa per i mercati del vecchio continente, in linea con la borsa di Milano che si muove in rosso. Risultato positivo a Piazza Affari per i settori chimico, immobiliare e alimentare. In fondo alla classifica i maggiori ribassi si manifestano nei comparti tecnologico, telecomunicazioni e vendita al dettaglio. Sessione debole per l'euro-dollaro USA che scambia con un calo dello 0,41%. Tra i dati macroeconomici più importanti, chiude in surplus la bilancia commerciale della zona euro nei confronti del resto del mondo ad aprile, mentre confermate il rallentamento l'inflazione in Italia. Nel pomeriggio sono attesi i sussidi alla disoccupazione e la produzione industriale dagli USA. Attesa una partenza negativa per Wall Street, in particolare il futures sull'S&P 500 si muove in ribasso, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia 5.659,50 punti.